Ciao ragazzi Wild, oggi siamo sempre sotto alla pietra di Bismantova, come vedete alle mie spalle, e abbiamo trovato una bella area, diciamo picnic con il barbecue, quindi oggi siamo attrezzati per andarci a fare una bella grigliata in compagnia con gli amici Pirata Nero, la Federica, Stefano. E guardate che bel posto ragazzi, guardate che spettacolo, bellissimo. Andiamo a farci una bella grigliatina e ovviamente anche oggi c'è l'immancabile Zoe. Siamo arrivati all'area barbecue, ragazzi, guardate che spettacolo. No, non va. L'ho presa io l'acqua. No, anch'io però. Guardate che spettacolo, fatto, ragazzi. Anch'io siamo in compagnia sempre delle nostre bestiole. E qui c'era anche un quaderno che adesso abbiamo messo qua, dove si può lasciare una bella firma per chi usufruisce appunto di questa, di quest'area barbecue. È stata curata molto molto bene quest'area, proprio sotto la pietra, come vedete. Se ti sposti te lo metto qua. Ed è uno spettacolo. Adesso ci prepariamo per fare il fuoco. Intanto c'è sempre la Zoe dentro il trasportino, che non vede l'ora di uscire, ragazzi. La prende, l'accendi il fuoco perché l'ha lasciato. No, vado su io perché poi se non lo trovi ti incavoli e allora vado su io. Togliti la giacca perché se no muori, eh. L'acqua faceva così. Muoveva l'acqua. Adesso arriva. Oh, basta. No, c'è anche una brutta. No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Beh, dietro un altro. Basta, già bevuto abbastanza. Non avevi una gran sete. Taglia bene. Lo treno, non c'è la lomba di treno, guardalo. Povero. La più buona qual è sempre? Ah beh. La mia. Zoe! Lei si fa i suoi. La mia è spettacolare, vedi, guarda. Qua Zoe guardava tutto. È là che sta guardando la strada perché ha visto la diletta andare via, guarda. Sta guardando. Lei punta la strada perché ti permette di arrivare con la diletta. Con quello? Impressionante. Dai, su. Beh, direi che di legna ne abbiamo fatta a sufficienza. Vedete? Direi che ne abbiamo abbastanza. Male che vada, abbiamo sempre il seghetto dietro e lì di legna da tagliare ce n'è tanta. Ecco, anche qui la Zoe, ragazzi, si è saltata fuori. Adesso ha trovato il cappello Wild dove si può arrampicare bene. Adesso cominciamo a fare un po' di fuoco e di fiamme. Intanto aspettiamo anche gli altri due amici, Federica e Stefano. Dopodiché cominciamo a grigliare. Ecco che sta arrivando il resto della ciurma con altri viveri.
Così oggi abbondiamo. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno. Qui dalla pietra, sotto la pietra ci sono altri sentieri molto interessanti, tipo questi. È un'area didattica, c'è la carbonaia, il governo del bosco e i muretti a secco. Andiamo giù di qua a vedere, essendo che è appunto un'area didattica, probabilmente ci saranno tutti i cartelli dove spiegano le varie cose. Questo è chiamato l'orto dei frati. Qui è vietato campeggiare e sostare con le tende, giustamente. Ecco, guardate qua cosa c'è. Bellissima questa struttura. Intanto da qua sotto si vede sempre più imponente la pietra, che fa sempre il suo grande effetto. Qui parla dei muretti a secco e gli attrezzi per fare i muretti a secco. In effetti questi sono proprio tutti muretti a secco. Comunque anche oggi siamo al 28 di gennaio, ragazzi, sono solo in felpa e al sole fa veramente tanto caldo e non è assolutamente una cosa normale. Proprio c'è un secco anche qua nel bosco che è impressionante. E se questi sono i giorni della merla, anzi i giorni della merla dovrebbe essere fra qualche giorno, però se continua così, ragazzi, si preannuncia un'estate molto molto calda, forse troppo. La natura non finirà mai di sorprendere, ragazzi. Guardate questa pianta come è cresciuta attaccata a questa roccia, proprio si è arrampicata, nasce da lì e viene su lungo la roccia proprio aggrappandosi ad essa. Questi sembrano mirtilli, spettacolo. Intanto qui abbiamo ancora il fuoco che si sta consumando per fare la brace, già un'oretta, ma una barbecue molto molto grande e di conseguenza ci vuole un po' di tempo per fare tanta tanta brace. Io e la Zoe stiamo aspettando che la faccia la brace, ragazzi, ormai sono 2 ore che abbiamo un barbecue troppo grosso e fra un po' dovrebbe essere pronta la brace per fare la griglia. Intanto la Zoe si diverte a fare il passaggio da una spalla all'altra oppure sul cappello. Zoe, chi stai cercando? Che lei deve osservare tutto e scrutare chi passa e chi non passa. Ma ci siamo, qui ci sono dei bei pezzi, guarda, ci rompono tutti adesso. Questa qua quando l'allarghi. Oh, finalmente siamo riusciti a mettere su le prime costine. Non volgare perché si fa gli assessi. Tu metti giù il mangiare. È finita, eh? Mette proprio sul mutasse però il pezzo. No. Sì. No, è così, aspettiamo. Spostiamo un po' più là. Adesso facciamo un bel brindisi, ragazzi. A tutti voi. Il gruppo Wild, adesso è un po' in forma ridotta, c'è anche l'Antonella là. Ragazzi, alla salute! 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 Non è cruda di sicuro, infatti, perché la vedo dopo, non è dorata, ma no, va benissimo. Cioè fuori poi sì, sì, infatti, perfetto, perché di solito dopo io le giro e faccio dorare un po' anche dentro, ma qua oggi con una griglietta così, se facciamo una cosa del genere, ah, bella bella, no, è perfetto. Una salsiccia luganica perfetta. Così partiamo sulle ultime due salsicce. Che erano due. Beh vabbè, comunque si ero sentito anche io. I cani mai benedetti. I cani pre. No. Comunque la mia vecchia gaia. Ragazzi, adesso mangiamo. Fagioli con cipolla e salsiccia luganica. Iniziamo con questo.
Buonissimo. Ma non ha fame, ha mangiato. Cosa ha mangiato? Un boccio, nonostante i suoi 53 anni. E allora, però, vedi, io non sono... Abbiamo mangiato come al solito. C'è la Federica che c'ha la salsiccia ancora lì. Bevuto, abbiamo bevuto come sempre, senza cognizione. Dopo, su. E adesso stiamo tornando su, ragazzi, così digeriamo anche un po'. Sempre con la pietra al nostro fianco. Ritorniamo ai camperozzi. Bene ragazzi, siamo tornati sul camperino, ci siamo fatti i caffè che Antonella ha fatto e come vedete la Zoe è venuta a darvi gli ultimi saluti. E noi per questo video è tutto, ragazzi, dalla pietra di Bismanto vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. E lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. E mi raccomando, lasciate anche un commento, dite cosa ne pensate di questo bellissimo posto e della Zoe ovviamente. Ragazzi, come sempre, stay wild. Ciao!